bene in zona di Torosidis, inserimento da parte di D'Urso, ancora Torosidis, accompagna l'azione, bella la manovra della Roma con il primo gol di Sala che di piatto fa 1-0, tutto molto bello, tutto sviluppato sulla corsia di destra. Sulla destra D'Urso, Torosidis e Sala che poi ha concluso con il piatto sinistro e ha battuto il portiere all'angolino basso, 1-0 per la Roma, una buona trama sulla fascia destra. Qui rivediamo il piatto da parte di Mohamed Salah, lo scorso anno il principale marcatore in casa giallorossa con 14 gol, cato di filtrare poi Dzeko, difende il pallone Strootman, la mette e arriva il gol da parte di Salah, doppietta per lui, Roma chiaramente sul velluto che tutti i giorni vediamo durante gli allenamenti. Sì, esatto, diciamo che qui Pinzolo ha fatto un po' di confusione su questa azione. Continuità l'olandese che adesso calcia a sinistro, c'è un grandissimo intervento, arriva Edin Dzeko per il 3-0, ma c'era stata la gran botta da parte di Kevin Strootman. Dzeko l'ha depositato in porta. Il gol di Dzeko, ma abbiamo rivisto la conclusione di Kevin Strootman, 3-0 per la Roma. Rivediamo anche lo sviluppo dell'azione, si ritaglia questo spazio centrale, poi scarica il sinistro, ma è stato, devo dire, anche molto bravo, sì, il portiere Cereghini. Sì, ha deviato il pallone, Strootman la mette, molto bene, la mette dentro, Dzeko il colpo di testa, Salah, ancora in Dzeko e poi arriva la conclusione sul punto di Duzzo, tutti i giorni vediamo del 4-0. Sì, esatto, diciamo tutto semplice per un po' di confusione su questa azione giusta qui D'Urso dopo un tentativo di colpo esterni sono fondamentali, no? Soprattutto quando c'è una partita così offensiva, così d'attacco. Sono attenzione ancora a Dzeko all'interno dell'area di rigore e fa 5-0. Qui un po' distratta, devo dire, al di là insomma delle qualità tecniche, un po' distratta con questa palla morbida da parte di Strootman per Dzeko, è dimenticato, vedi come può controllare, girarsi e tranquillamente depositare in gol. Poi iniziativa da parte di Perotti, buona girata per Mario Rui, tra qualche istante andremo a bordo campo, il cross per Dzeko che fa 6-0. Matteo, ti do la linea proprio sul terzo gol di Edin Dzeko. Sì, bellissima, ha chiesto la linea perché dovessi vedere insomma quanto si è arrabbiato Perotti quando prima non è riuscito a saltare l'avversario, no? Ha fatto il suo solito movimento, poi l'ha sterzata da sinistra verso il destro e l'avversario lo ha fermato, si è arrabbiato. 1-2 con Paredes, si va a vedere centrale Perotti, poi Edin Dzeko si stacca dai blocchi difensivi, arriva Torosidis, la finta per Salah, ancora Torosidis che può andare a calciare, Torosidis, 7-0 per la Roma. Tutto, Alessio, scorre in maniera molto molto fluida. Sì, un bel giro palla. Salah è a calciare in diagonale per il sesto gol. No, settimo. Settimo. Veramente zuppa, ma devo dire veramente molto molto bella. E qui le giocate alla Diego Perotti che la mette, il colpo di testa da parte di Edin Dzeko. Quarto gol per il morbido con il sinistro e Dzeko l'ha messa in gol di testa. E siamo al gol numero Valenti. Appoggio centrale per Lorenzi che viene immediatamente aggredito, ruba il pallone Strootman, ma c'è anche Perotti che calcia, troppo facile per Diego Perotti trovare il gol del 9-0 perché la mette. Andiamo da Matteo per capire cosa succede a bordo campo. Matteo, tutto molto